l'aeroporto di Palermo, che è un aeroporto negli ultimi anni è cresciuto, uno dei più in crescita d'Europa, ha un progetto triennale di sviluppo imponente, oltre 70 milioni di investimento, che totalmente rivedranno quello che è il layout dell'aeroporto stesso, quindi un rifacimento del terminal che avrà un 40% di spazio in più, con uno sfruttamento vero e proprio del mare, perché avremo un ristorante vista mare, avremo un ponte fatto da un architetto di fama internazionale che ci collegherà con il mare, con un parco a mare appunto che andremo a sviluppare. E ovviamente tutti i sistemi tecnologici finalizzati a migliorare quanto più possibile la customer experience del passeggero. L'aeroporto ovviamente è un volano di sviluppo incredibile. Quello che noi stiamo provando a fare è migliorare quanto più possibile la customer experience delle grosse numeriche, sempre più grosse, di passeggeri nazionali e internazionali che abbiamo, il che comporta anche un miglioramento, un aumento della spesa del passeggero stesso e anche quindi un miglioramento dell'economia dell'azienda stessa. E soprattutto creiamo da subito un ricordo dell'aeroporto e quindi della città, dell'esperienza del viaggio, del viaggiatore stesso, particolare e indelebile. Il tutto ovviamente con tecnologie che rendono i flussi e i processi molto più snelli e quindi vanno a migliorare le performance di attesa, di file, di coda e quant'altro, grazie all'utilizzo di quelle che sono le tecnologie ormai globali sul settore aeroportuale, e quindi ci pongono come eccellenza a livello europeo nel settore degli aeroporti.